so quanti bambini abbiano vissuto quello che vivevo io, pensando che un lavoro potesse cadere su Milano e quindi cancellare Milano dalla faccia della terra, Roma, Venezia e tante altre città, non solo le città, ma l'umanità intera. E diciamo che alcune di quelle città che vedete sono un po' il gioco dei bambini sopravvissuti a quello che per fortuna non è successo, ma per essere caduto bene. E quindi trovarsi a dover rimmaginare le città come erano in tutte le macerie, praticamente, le macerie di quelle città. Per quello c'è un cuore, c'è un po' di speranza. Ecco, io pensavo che i bambini, no? Che fortuna, vabbè, non ci sono state, anche perché comunque, non so se vi capita questa cosa. Allora, il male, concepito appunto con questa facoltà che abbiamo di autoambientarci, no? Allora rimangono le potenze che fanno di là, di qua. Adesso sono stati così bravi da mettere ovunque, ovunque, affettati negli aeroporti, sull'uomo alla Nizza, ovunque praticamente, no? Ed è stato secondo me un colpo basso, perché quando ho capito quello di Torino ci immaginavamo che quell'incontro sarebbe finito. E loro così con questa linea mossa sono stati capaci di farci fuori uscire di casa praticamente. Ma su questo, Simone, c'è un antidoto. Perché la bellezza è una speranza e l'arte Certo, infatti. serve ad educare alla bellezza e quindi alla speranza. Assolutamente sì, cioè questo è diciamo, non è una visione, è soltanto una riflessione, per cui vabbè, abbiamo comunque l'intelletto per poter riflettere su certe cose e avere già una speranza. Perché appunto guardando le opere si percepisce comunque questo senso di fiducia dell'umanità, perché appunto il carrammato poi porge un cuore che pensola è stabile, ma vuole essere lì a ricordare l'umanità di avere un Certo, cuore di avere pulsante, un cuore quindi pulsante e comunque una speranza, cioè comunque sia una speranza che ho ricercato e va alimentato. ci sono degli autori che ti hanno aiutato nella realizzazione con cui abbiamo ispirato. Se pensi alla città, quale autore viene in mente? Qual è l'artista? Allora, un artista che mi mette è sicuramente Sioni. Quando dipinge i suoi paesaggi urbani, questi paesaggi cubi, cioè queste periferie industriali, dove compaiono questi piccoli capannoni, cioè allora Simone aveva fatto qualcosa di, che percorreva i tempi, cioè dipingeva una fabbrica ma era niente di altissimo. La bellezza, La bellezza, dove gli altri sì, non cercano la bellezza, esatto, quindi quello una che fabbrica è dicevi. qualcosa che gli altri, come materiale di scarto, che tu utilizzi. E proprio partendo dalla produzione di Simone, io colgo l'occasione per presentare la